Buon pomeriggio, siamo qui con Nicoletta Stellino. Ciao Ciao, Mara, ciao grazie, buon Nicoletta. pomeriggio a tutti. Benissimo, Nicoletta è coach, Sì? nonché business development manager per Asterisk Lab. E Esatto. oggi è qui per testimoniarci la sua storia professionale e in Sì. particolare la sua evoluzione da manager a leader e da leader a coach. Esattamente. Ok, Nicoletta, allora raccontaci quali sono stati i passaggi significativi del tuo percorso professionale, magari anche qualcosa di te. Certo, volentieri. Allora, io inizierei dicendo che sono una mamma, una millennials per pochissimo, perché sono del 1981, di due Bellissimo. maschietti di 8 e 11 anni. E in realtà il mio percorso professionale inizia con una laurea in economia, quindi ho una formazione tecnica. Fin da bambina avevo un po' due desideri opposti, non avevo ben capito come metterli insieme. Che da una parte volevo essere utile agli altri, ma dall'altra volevo far carriera in azienda. E sono partita da questa. Quindi mi sono laureata e ho iniziato subito un percorso in azienda, nel marketing. Sai, il sogno delle grandi multinazionali, quindi IBM, McDonald's, questi sono stati un po' i miei primi anni. E il mio motto era: se vuoi andare veloce, vai da sola. Allora, e poi cosa è successo, Nicoletta? Poi Mara è successo che nel 2013 mi ha chiamato Leroy Merlin per una bella opportunità e lì inizia il passaggio perché divento manager. E inizia il bello, perché se ero molto brava a correre da sola e a raggiungere gli obiettivi, non è stata proprio la stessa cosa. Avevo un team, avevo una responsabilità, volevo raggiungere obiettivi, ma insieme a loro. E per me era importante trovare un modo per farlo insieme. Ma non riuscivo a capire come fare. Quello che mi arrivava era: caspita Nico, con te gli obiettivi li raggiungiamo, ma che fatica. Quindi quali sono state le principali sfide che ti sei trovata ad affrontare come neo manager? Guarda, la prima sfida è stata proprio la vision di Leroy Merlin, che è basata sulla co-costruzione. E il mandato che ho ricevuto è stato: qui si va lontano insieme. Quindi capisci bene che se il mio motto era vado veloce da sola, è stata una bella sfida. Una sfida di mindset, perché avevo bisogno di capire come riuscire a fare insieme, mettendo insieme la mia volontà di raggiungere gli obiettivi, ma anche il mio desiderio che il mio team fosse soddisfatto, che crescesse e che quindi potesse essere un gruppo che aveva voglia di fare insieme. E ho iniziato a cercare, a vedere un po' cosa potevo trovare che mi aiutasse. Quali sono stati i primi passi in questo orientamento? Guarda, ho iniziato un po' guardandomi in giro, vedendo le formazioni che c'erano, ne abbiamo fatte tante in azienda, molto interessanti. Mi mancava un po' però la svolta, l'esperienza, finché a un certo punto ho scoperto il coaching. E ho iniziato ad avere la sensazione che era proprio quello che stavo cercando. Ah, e da lì cosa è successo? E da lì è stato poi il periodo del Covid che è stato utile perché ho cercato, sono partita dai siti online, ho scoperto ICF e lì è stato il primo cambio, anche proprio per me di prospettiva. Ho capito che c'era una struttura che mi dava delle modalità più precise per poter entrare in questo mondo e poi ho deciso di iscrivermi a un coaching training. Ah, e lì come l'hai scelto il coaching training adatto a te? Anche questa è stata un po' dura. Ho messo insieme il mio modo di essere analitica, quindi ho fatto una bella lista di scuole, ma avevo chiaro che io volevo cercare i migliori per me, ovviamente. E quindi ho selezionato le scuole con più esperienza, cercando proprio quelle che erano presenti in Italia da più tempo possibile, e da lì sono arrivata ad Asteris Lab, che è stata una delle scuole che ha portato il coaching in Italia. Poi ci ho aggiunto il cuore, che comunque sono entrata in contatto con i trainer e ho sentito che era proprio la mia scuola. Ok, e lì cos'è cambiato con questo corso? Guarda, il cambiamento è stato, ti direi, già dopo i primi 6 mesi, il mio essere manager è iniziato a essere leader. Io ho iniziato a ricevere feedback dei miei collaboratori che non mi vedevano più direttiva, ma mi sentivano motivatrice e che riuscivamo a trovare un modo per raggiungere gli obiettivi insieme. Ok, cosa dici qualcosa in più di questo master di Asterisk Lab? Guarda, posso dirti che è molto esperienziale, che vieni buttato in piscina da subito e che quindi fin dal primo giorno abbiamo fatto esperienza pratica di cos'è il coaching per provare a capirlo proprio sulla nostra pelle. E io ho finito il corso, mi sentivo che potevo davvero iniziare a sperimentarmi. E oggi a che punto sei? E oggi ho sentito talmente di potermi sperimentare che è arrivato l'ultimo cambio, sono diventata coach, faccio la coach di professione.
professione, collaboro in Asteris Lab come coach ma anche come responsabile dello sviluppo del business e quindi è diventata la mia vita. Grazie Nicoletta, questa fantastica testimonianza proprio di evoluzione da manager a leader e da leader al coach. Grazie Mara ancora. E grazie a tutti. Grazie a tutti.